Amici del Portale del Verde, ben ritrovati. Sono qui circondato da piante grasse in compagnia di Marco Alberti, eccolo qui alle mie spalle, che oggi ci parlerà di una cosa non tanto bella, ma sicuramente utile per tutti coloro che sono alle prese con le cosiddette malattie delle piante grasse. Di cosa parliamo oggi, allora, Marco? Praticamente parliamo di un insetto piuttosto dannoso e comune sulle piante grasse in generale, in particolare in questo caso su un cactus, su un felocactus. Qui vediamo in particolare un frutto, ma si può vedere anche tra le costolature, ecco, del cactus. Cioè tutti quei puntini bianchi che vediamo sono cocciniglie, cioè praticamente sono insetti che vivono appressati al fusto, o questa cosa qua, al frutto, e succhiano la linfa con un apparato boccale pungente e succhiante, sottraendo appunto questa importante sostanza alla pianta, per cui nel punto in cui sono presenti questi insetti la pianta soffre, sono presenti delle aree giallastre perché viene sottratta praticamente quindi cambia anche il colore della... del pigmento, e la pianta in quel preciso punto presenta una sofferenza. Ora, se l'attacco è diffuso, come in questo caso in alcune parti della pianta, la pianta ovviamente sarà in sofferenza, quindi noi dobbiamo fare in modo che la pianta eviti questo stato, e allora quando ce ne accorgiamo possiamo utilizzare una spazzola molto delicata per asportarlo, perché in pratica queste cocciniglie sono appoggiate. Ok. Oppure possiamo usare un batuffolo, uno straccio, con magari dell'alcol, e quindi ripulire la nostra pianta. Ovviamente bisogna fare molta attenzione, perché nel caso del cactus, dove ci sono le spine, possiamo pungerci, certo, quindi diventa un po' più difficile l'operazione. Ovviamente c'è da dire che questi attacchi avvengono più facilmente quando le condizioni microclimatiche non sono ideali, ossia c'è caldo umido, la pianta magari non è esposta bene al sole, e allora di conseguenza l'attacco è più facile. Quindi se noi troviamo il punto ideale per far crescere le nostre piante, è più difficile che le cocciniglie, come altri insetti, ad esempio i pidocchi delle piante, li attacchino. Quindi, allora, il consiglio principale che ci dà oggi Marco Alberti è quello di prevenire più che curare, perché per curare abbiamo visto che comunque si può fare con questo diciamo così bastoncino certo. E diciamo così con la spazzola eccetera, però diciamo che il consiglio principale è quello di scegliere bene il posto dove noi andiamo a mettere le nostre piante grasse, e l'ideale è proprio trovare il punto adatto. E poi ecco, una cosa importante è questa: in qualsiasi pianta grassa noi abbiamo, non c'è bisogno che noi la bagniamo sul fusto, sulle foglie. L'importante è tenerla bagnata eventualmente in maniera moderata alla base, cioè nel terriccio, perché giustamente bagnando la parte aerea favoriamo non solo l'insorgenza di malattie, ma rendiamo la pianta più sensibile alle avversità, anche climatiche. Quindi perciò attenzione a bagnare appunto il fusto, bagniamo solo la base. Okay? Dove ha bisogno quel poco d'acqua che necessita la pianta grassa, per il resto dobbiamo cercare di assecondarla così come è in natura. Okay? Quindi Alessandro, Marco Alberti, le cocciniglie che abbiamo visto prima e questo splendido esemplare di Ferrocactus vi salutano e vi rimandano al prossimo video. Spolliciate, mettete un bel pollice lì su se vi è piaciuto. Ciao!